Buongiorno a tutti. Quante volte ci sarebbe necessario o semplicemente comodo condividere con un nostro contatto, un collega o con un allievo un indirizzo di una precisa pagina web all'interno di un sito? In questo caso, come possiamo osservare sullo schermo, un articolo preciso all'interno del noto sito di divulgazione Focus, www.focus.it. Ecco, se noi dovessimo condividere l'URL esatto, così come si presenta, vedete che se andiamo a leggere nella barra degli indirizzi del browser, noi dovremmo riportare per intero www.focus.it/qualchecos'altro. Invece ci sono delle tecniche efficacissime, e quella che andremo ad osservare quest'oggi è quella offerta dal portale bit.ly, che ci consentono di ottenere un cosiddetto shortened link, quindi un indirizzo breve, che intanto risulta mascherato e quindi genera curiosità in chi lo vedrà, e poi estremamente pratico, persino da annotare su un pezzo di carta se fosse necessario. A questo punto, come ci muoviamo? Ci rechiamo sulla pagina di nostro interesse. Vedete che ora ho preso un articolo, tra l'altro curioso, Facebook spento per un mese, l'esperimento della Papua Nuova Guinea. Chissà cosa accadrebbe a fare questo esperimento, ad esempio, nel nostro paese. Ora, clic con il tasto destro nella barra degli indirizzi del browser e clic tasto sinistro sul comando copia. Dopodiché, osservate che io in alto all'interno di Chrome ho aperto una scheda nuova e sono andato sul sito bit.ly.com. Il sito di Bit.ly è estremamente comodo. Una riga bianca centrale, noi clicchiamo all'interno, clic con il tasto destro del mouse, clic tasto sinistro su incolla ed ecco che in un attimo abbiamo ottenuto un comodo shortened link che sarà del tipo bit.ly/ e una sequenza di numeri e lettere. Ad ogni modo, facile, vi dicevo, da comunicare e pronto da copiare cliccando con il tasto copy, andandolo poi ad inserire, ad esempio, sui social media. Pensiamo a Twitter, dove la brevità è proprio un bisogno della piattaforma, piuttosto che in una email. E questo è l'uso facilissimo di Bit.ly. L'uso, diciamo, ospite. E se noi volessimo invece registrarci su Bit.ly, visto che parla di signapo di login, che benefici potremmo avere? Dunque, l'utente registrato ha la possibilità di rendere il suo URL corto personalizzato e tracciato. Quindi può vedere se effettivamente quell'URL porta dei destinatari, se quell'indirizzo viene consultato e visitato. Ora, signap è naturalmente da cliccare nel caso della prima registrazione e ci verrà chiesto di scegliere come di consueto email e password o un account social. Io consiglio sempre di essere cauti con l'accesso tramite gli account social, però poniamo il caso, come avverrà con me, di entrare con il nostro account di Twitter. Osservate, ripeto, signap, prima registrazione e primo accesso, login per tutti gli ulteriori accessi. Io, come vedete, ora vado a cliccare sull'icona di Twitter. Mi verranno dunque chieste le credenziali di Twitter, per cui le vado a digitare. Andiamo a digitare la password, clicchiamo Autorizza app, clicchiamo su My se non vogliamo che Chrome memorizzi le nostre tracce ed eccoci nel cruscotto completo di Bit.ly, dove peraltro io ho alcuni shortened links di esempio utilizzati anche in altri corsi e lezioni. Ora, vi ricordate, siamo partiti dall'articolo di Focus, Facebook spento per un mese. Accorciamolo e rendiamolo personalizzato. Clicco su Create in alto a destra. Nel riquadro Paste Long URL clicco con il tasto destro del mouse, vado a cliccare con il tasto sinistro su Incolla e come vedete, in title ho il titolo della scheda del browser. In customize, nel personalizza sotto, guardate che meraviglia e che comodità. Io vado a cancellare con il tasto della gomma il backspace, ciò che c'è dopo il bit.ly, e vado a dare un nome pratico, comodo, che vada a incuriosire, di riferimento per quella pagina. Ad esempio, io lì vado a scrivere come spegnere Facebook. Quindi pensate ad un utilizzo sui social, un utilizzo per la didattica, un utilizzo in molti ambiti. Io genero un URL facilissimo da pronunciare e da scrivere. Si guarda per vedere questo articolo, vai su bit.ly/come spegnere Facebook. Clicca
Caspita, sono curioso, vado a vedere. Ora per generarlo, naturalmente, noi andremo a cliccare Save. Ed ecco che avremo un URL comodo personalizzato. Potremo cliccare Copy. Ora io chiudo con X perché ormai il copy lo abbiamo fatto. E avremo la possibilità di incollare dovunque vogliamo questo URL personalizzato che rimarrà associato all'indirizzo di partenza. Dunque l'URL breve farà sempre riferimento all'articolo di Focus. A sinistra, come potete vedere, nel momento in cui noi lo usiamo di più, abbiamo l'elenco degli URL personalizzati e a destra, nel momento in cui avremo un pochino di traffico, noi potremo vedere quanti click sono stati fatti, da dove, se questi click arrivano dall'Italia, se il referral di riferimento, cioè da dove arrivano maggiormente questi contatti e queste visite, e quindi posso scoprire se mi arrivano da Facebook, se mi arrivano dal diretto link e così via. Nel momento in cui mi trovassi, come in questo caso, a dover poi rinunciare o cancellare, perché li voglio togliere dall'elenco, alcuni degli shorten links appena generati, io, se vedete, clicco sul quadrato, quindi vado a mettere segno di spunta sugli URL che non mi occorrono più e vado poi a cliccare su Hide, il tasto Hide, quindi il nascondi che trovo al centro. Mi viene richiesta la conferma. A questo punto non vedrò più, ok? Non andrò più a vedere gli shorten links indesiderati e manterrò, come nel mio caso, gli URL invece che mi occorrono. Ed ecco, qua ne ho preso uno realmente esistente, legato al mio progetto di educazione civica digitale, il Galateo di Internet. Vedete che su bit.ly/galateointernet ci sono i click totali e addirittura la progressione mensile e giornaliera legata ai click che sono stati fatti. E scorrendo ho la possibilità di vedere una metrica, quindi di fare una analisi dei dati ancora più precisa. A questo punto non ci sono più scuse. Viva Bit.ly, un altro servizio analogo è quello offerto da Google, e il servizio offerto da Google è go.gl, provate a pronunciarlo, vedrete che si pronuncia e si ascolta come Google. Quindi, via con gli shorten links, comodi per noi, ma comodi anche per chi li riceve. Immaginiamo, qua facciamo riferimento alla didattica, di far fare un quiz ad un alunno e di farlo andare su un URL bit.ly/fai la verifica o bit.ly/supera il tuo punteggio. Quindi abbiamo un'indicazione, una curiosità da proporre. Buon pomeriggio e buon lavoro a tutti.